Rachel sogna di diventare un'attrice famosa. Finalmente il suo sogno sta per diventare realtà. Una famosa agenzia ha invitato Rachel per un colloquio. La mattina presto arriva in agenzia per incontrare il suo nuovo agente. Ci sono 4 persone nella sala conferenze. Riesce a dirvi qual è l'agente di Rachel? Questo tizio è l'unica persona senza un badge da dipendente, quindi sarà un ospite. Quest'uomo indossa un abito elegante e costoso, ma ha portato il caffè a tutti, quindi è un assistente. La tazza di questa signora dice «miglior avvocato del mondo», quindi probabilmente è la responsabile legale. Quella signora rilassata laggiù è l'agente di Rachel, Zoe. Zoe dice a Rachel di sedersi. Quale posto dovrebbe scegliere Rachel? A questa sedia manca una gamba. Qualcuno ha versato del caffè su questa sedia. Sul tavolo accanto a questa sedia c'è una tazza con scritto capo. E qualcuno ha lasciato un maglione su questa sedia. Quindi Rachel ha solo un'opzione. Ecco qui. Prima di tutto, Zoe decide di controllare quant'è intelligente Rachel e le fa un quiz. Ha usato 3 matite per creare questo triangolo. Il compito di Rachel è creare un quadrato perfetto spostando una sola matita. Puoi aiutarla? Ecco la risposta. Dopo l'incontro, Zoe riceve un pacco da uno sceneggiatore popolare. Ha inviato a Zoe il suo nuovo capolavoro. Zoe non dice nulla ai suoi colleghi, ma uno di loro voleva rubare la sceneggiatura. Riesce a indovinare chi è questa persona? È l'assistente. Sta usando la sua fotocamera frontale per scattare foto del soffitto a specchio mentre Zoe guarda la sceneggiatura. Zoe porta Rachel alla sua prima audizione. Rachel si mette in fila con altre attrici. Si confronteranno per il ruolo principale in una nuova serie. Il personaggio principale ha problemi di vista, quindi tutte le attrici indossano degli occhiali per entrare nel personaggio. Rachel non va molto bene e un'altra attrice, Sally, ottiene la parte. Rachel ci rimane male, ma all'improvviso Sally sviene. È priva di sensi e Rachel chiama un'ambulanza. I medici dicono che qualcuno ha avvelenato Sally, ma tutte le attrici hanno mangiato gli stessi snack e bevuto la stessa acqua. I medici controllano il cibo e non trovano nulla. Cos'è successo? Questa attrice ha dato a Sally una salvietta per pulire gli occhiali. Era avvelenata. Il giorno dopo, Rachel va a teatro per incontrare Stan. È un famoso regista. Nota subito 5 cose strane di questo posto. E tu, le vedi? Qualcosa non va con la gravità, in particolare con questo lampadario, che non è appeso al soffitto come dovrebbe. Il vento creato dal ventilatore soffia a destra, ma i capelli di questa attrice volano verso sinistra. Ci sono delle impronte umane sul soffitto. I riflettori sono rossi, ma l'illuminazione sul palco è blu. E l'ombra di questa ballerina è proiettata nella direzione sbagliata. Stan presenta Rachel ai suoi attori preferiti, Josh, Steven e Tyler. Sono gemelli e fanno sempre degli scherzi. Ma questa volta hanno convenuto che uno di loro avrebbe detto la verità e gli altri due avrebbero mentito. Hanno detto a Rachel del loro gioco. Deve indovinare i loro nomi. Il primo le dice di chiamarsi Josh. Il secondo si presenta come Steven. E il terzo dice... La seconda persona dice sempre la verità. Riesce a capire chi è chi? Se il terzo ragazzo dice la verità, allora la dice anche il secondo. Ma solo uno può essere onesto, quindi il terzo mente. Questo significa che anche il secondo mente. Quindi il primo ragazzo dice la verità, è Josh. Il secondo ragazzo non è né Josh né Steven, ma Tyler. E il terzo fratello è Steven.
Ted propone a Rachel di interpretare una principessa nella sua nuova opera. Rachel si reca nel camerino per truccarsi, ma all'improvviso sente un urlo. Rachel corre fuori dalla stanza e vede la protagonista sul palco ricoperta di vernice. Rachel interroga i sospettati. Ron, l'assistente, afferma che stava mangiando un panino nella galleria quando è successo. Lily, una stilista, era al telefono con suo marito. E Stacy, l'addetta alle pulizie, ha detto che stava pulendo il bagno. Chi è il colpevole? Ron ha in mano il panino, ma è ancora intatto. Ora che Rachel ha trovato lavoro, le serve un posto dove stare a Hollywood. Inizia a cercare un appartamento e si reca in 3 agenzie immobiliari. Ogni agenzia le mostra un appartamento. A Rachel piacciono tutti, ma quando controlla gli appartamenti si rende conto che alcune agenzie vogliono truffarla. Rachel esamina per bene tutti i documenti. Quale appartamento dovrebbe scegliere? Rachel sceglie la terza opzione. Il primo appartamento è al 6° piano, ma è impossibile, visto che l'edificio ha solo 5 piani. Secondo la descrizione del secondo appartamento, la costruzione sarà terminata nel 2025 e noi siamo nel 2022. Ma Rachel ha bisogno di un appartamento adesso. Rachel sceglie il terzo appartamento e si trasferisce subito. Ma qualcosa non va nel bagno. Riesce a capire di cosa si tratta? Come farà a scaricare? Riesce a vedere qualcosa di strano qui? Non c'è lo scarico nella doccia. Rachel sente suonare il campanello. I suoi vicini, Peter e Victor, le hanno portato 2 torte, ma solo una è commestibile. Quale? La torta di Victor è cosparsa di mandorle, mentre la torta di Peter è decorata con unghie umane. Il giorno dopo, Zoe manda un messaggio a Rachel per controllare come sta. Rachel le invia questo selfie e le dice: «Sono solo a casa a imparare le battute». Zoe invia a Rachel questa risposta: «Sei una bugiarda». Perché? Se Rachel è sola, chi è quel tipo? Zoe porta Rachel a una festa e le fa conoscere Nick, un eccentrico miliardario che sta finanziando uno dei progetti cinematografici di Zoe. Chiacchierano per breve tempo e poi Rachel lo perde tra la folla. Dopo un po', Rachel vede 3 tizi di fronte a lei. Sono tutti identici a Nick. Riesce a capire chi è il vero Nick? Questo tipo ha un tatuaggio sulla mano, mentre Nick non ce l'ha. E l'abito di questo tizio è un falso. Il nome del marchio è scritto male. Nick propone a Rachel di cantare al karaoke. La ragazza canta una canzone e a Nick piace così tanto che le offre una valigia piena d'oro. Ma non glielo darà gratis. Solo le persone più intelligenti meritano i suoi soldi. Per ottenere l'oro, Rachel deve risolvere un indovinello. Nick ne mostra 4 monete rare. Poi le dice che 3 sono false. Riesce a capire quale moneta è reale? Avanti Cristo è un'invenzione nata dopo quel periodo. E questa moneta viene dal futuro. Dai un'occhiata alla data. Non c'erano macchine nel 1365, quindi ecco l'unica vera moneta. Rachel usa un'app per chiamare un taxi per tornare a casa con la sua preziosa valigia. Vede 3 auto identiche nel parcheggio. Ogni conducente afferma che Rachel ha chiamato il suo taxi. Quale taxi dovrebbe scegliere Rachel? Il terzo. Dai un'occhiata al primo taxi. C'è un tipo inquietante nascosto sul sedile posteriore e alla seconda macchina manca una ruota. Zoe sta dando una festa nella sua villa, ma nota che suo figlio, Harry, sta mangiando nella sua stanza con una ragazza. Ma Zoe non sa chi sia.
Zoe si incuriosisce, così, dopo che gli ospiti sono andati via, si intrufola nella stanza del figlio per trovare degli indizi. C'erano tre ragazze alla sua festa, Lily, Jennifer e Diana. Zoe ha capito subito chi era con suo figlio. E tu? Harry esce con Jennifer. Guarda i piatti sul tavolo. C'è del rossetto sulla forchetta. Jennifer era l'unica ragazza a portare il rossetto rosso. Al mattino, Rachel va a correre nel parco. Durante il tragitto incontra questa donna e un minuto dopo vede un'altra donna, identica all'altra. Rachel pensa che sia davvero bizzarro, ma in realtà ci sono ben 5 differenze tra le due donne. Riesce a vederle? Eccole! Rachel continua la sua corsa e vede questi due ragazzi su una barca nel fiume. E un paio di minuti dopo vede questi pescatori. Riesce a individuare delle differenze? Ci sono 5 differenze tra queste due immagini. Le hai trovate tutte? Rachel si ferma per allacciarsi le scarpe. Improvvisamente vede queste due donne con degli zaini. Riesce a individuare 5 differenze tra loro? Esatto! Eccole! Rachel arriva nel suo condominio e vede il suo vicino, Peter, privo di sensi in fondo alle scale. La scena davanti ai suoi occhi è così terribile che Rachel sviene e il portiere la riporta a casa. La sera, dopo aver dormito, Rachel lascia il suo appartamento e indovina? Nell'atrio incontra di nuovo Peter, ma questa volta è energico e felice. Sta anche bevendo del succo. Come ha fatto a sopravvivere? Guarda, è un vampiro! Al mattino, Zoe chiama Rachel e le chiede di andare immediatamente in agenzia. Quando Rachel vede l'ufficio, rimane scioccata. È sottosopra. Qualcuno ha macchiato le pareti di vernice, i mobili sono rotti e tutti i documenti strappati. Zoe interroga 3 sospettati. Dan, l'assistente, dice di aver festeggiato tutta la notte. E molte persone possono confermarlo. Jessica, l'avvocato, dice: chi credi che sia? Amo il mio lavoro, altrimenti mi sarei già licenziata. E Sara, la copywriter, dice che era stata l'ultima a lasciare l'ufficio. Ed è stata lei a chiudere a chiave la porta, ne è certa. Chi sta mentendo? Jessica, tutte le tazze sono rotte tranne la sua, miglior avvocato del mondo. La donna voleva sbarazzarsi di alcuni documenti, quindi ha simulato una rapina. Dopo aver preso il sole in spiaggia, Lewis se ne torna a casa. Accende i fornelli e si mette a fare una frittata. Poco dopo, mentre fa colazione, qualcuno bussa alla porta. Diversi uomini si presentano dicendo di essere degli addetti alla manutenzione. Dicono a Lewis che c'è una fuga di gas nel suo appartamento e gli chiedono di uscire immediatamente. Lewis gli sbatte la porta in faccia e chiama la polizia. È sicuro che sono ladri. Perché Lewis la pensa così? Lewis ha il piano cottura a induzione, non a gas. I ladri volevano che uscisse di casa per entrare e rubargli tutto. 6 persone sono bloccate su un'isola deserta. Sanno che un elicottero arriverà tra poche ore, ma devono assolutamente mangiare qualcosa. Hanno una pentola, una bottiglia d'acqua fresca e 5 patate. Cucinano le patate e si preparano per cenare, ma prima devono dividere le 5 patate di diverse forme e misure tra tutte e 6 le persone. E il cibo deve essere distribuito equamente. Come possono farlo? Facile, dovrebbero fare un bel purè.
Un famoso regista ama quando la gente parla di lui, anche se dicono qualcosa di spiacevole. Una volta ha realizzato un film terribile. L'uomo voleva che tutti lo odiassero. Critici e spettatori hanno definito il suo film orribile, inaccettabile, ridicolo e imbarazzante. E il regista ne era felice. Un paio di anni dopo, durante un'intervista, ha chiesto a un giornalista: «Cosa ne pensi del mio ultimo film?» Il giornalista ha dato una risposta secca, ma ciò che ha detto ha offeso il regista. Cosa ha detto il giornalista? Non lo ricordo. Tre ragazze si sono incontrate in un accogliente ristorante per discutere di una festa. Jessica ha ordinato da mangiare. Sara ha chiesto un succo di ciliegia e Lucy ha tirato fuori una mela dalla sua borsa e ha iniziato a mangiarla. Il cameriere ha portato il succo e il cibo e se n'è andato. Sara ha iniziato a bere il suo succo, ma Jessica non ha toccato il cibo. Qualcuno non è umano, ma chi? Il cameriere. Le sue mani sono coperte di squame e le sue pupille sembrano quelle di un serpente. Un avventuriero sta camminando nel bel mezzo di una fitta giungla amazzonica. Sta cercando un manufatto unico che un tempo apparteneva a un'antica tribù. Se riuscirà a trovarlo, vorrà venderlo per milioni di euro. Quando esce dalla giungla, si ritrova in un'ampia radura e vede due grotte. In entrambe ci sono delle trappole, ma solo una contiene il tesoro. Il viaggiatore è sicuro che sarà in grado di affrontare tutti i pericoli, ma deve scegliere la grotta giusta. Quale grotta dovrebbe scegliere? La grotta a destra. Vedi, l'ingresso è ricoperto di ragnatele. Significa che nessuno è stato qui per molto tempo. Tutti gli altri cacciatori di tesori sono entrati nella grotta di sinistra e non sono più usciti. Gli amici di Mark lo hanno invitato a una festa. Una volta giunto sul posto, ha fatto il giro della casa e ha visto un gruppo di 8 persone. Non conosceva nessuno di loro. Era la casa sbagliata. Prima di andarsene, Mark ha notato che 3 delle persone alla festa erano androidi. Riesce a individuarli? Questo tizio sta versando da bere da una tanica di benzina. Dalla testa di questa anziana signora esce del fumo a causa di un cortocircuito. Questa ragazza sta caricando il suo telefono tramite un cavo collegato al suo collo. Dopo un naufragio, Jack si ritrova su un'isola deserta. Decide di costruire una zattera e crea anche delle piccole vele. Jack però non riesce ad allontanarsi dalla riva perché non c'è vento. Pochi giorni dopo, vede avvicinarsi una nave, ma le sue vele sono spiegate nella direzione opposta. Visto la direzione in cui sono spiegate le vele, dovrebbe allontanarsi dall'isola, non avvicinarsi. Inoltre, non c'è vento. Com'è possibile che la nave si sta avvicinando alla riva? La nave è dotata di motore. Richard sta camminando scalzo nella foresta perché alcune scimmie gli hanno rubato le scarpe. Ha freddo e fame. Fortunatamente vede una capanna. Il fumo esce dal comignolo e della luce filtra attraverso le finestre. 3 sentieri conducono alla casa. Il primo è coperto di carboni ardenti. Ci sono un sacco di chiodi arrugginiti sul secondo ed il terzo sentiero è disseminato di vetri rotti. Quale sentiero dovrebbe scegliere Richard? Fa freddo. Richard può aspettare che i carboni si raffreddino e mentre aspetta può avvicinarsi e riscaldarsi. Toby sta vagando da diverse ore nel deserto. Il sole gli sta bruciando il collo. Non c'è altro che sabbia in giro. Ha finito anche tutta l'acqua. Sta diventando sempre più debole e alla fine cade. Poi vede 2 piccoli stagni ed ha abbastanza forza per arrivare a uno solo di loro. Quale di questi stagni è un miraggio e quale è reale? Lo stagno a sinistra è reale. Vedi quelle nuvole? In quel punto piove e l'acqua piovana sta dando vita allo stagno.
Ai margini del bosco, abbastanza lontano dal villaggio, c'è una vecchia casa. Il proprietario si è svegliato e ha trovato la sua TV rotta. Qualcuno ha rotto lo schermo. Decide di chiamare tutti quelli che sono stati in casa la notte prima: il cuoco, la donna delle pulizie e l'avvocato. «Chi ha rotto la mia TV?» ha chiesto l'uomo. «Io stavo cucinando la cena, non ho toccato niente», ha detto il cuoco. «Stavo pulendo il seminterrato», ha risposto la donna delle pulizie. «Ero di sopra, ho passato la serata a studiare i documenti», ha risposto l'avvocato. «Uno di loro sta mentendo. Chi?» L'avvocato ha detto che era di sopra, ma la casa è a un piano. Non avrebbe potuto stare di sopra. Tom ha perso le chiavi della sua macchina. Ha cercato in ogni angolo di ogni stanza, ma non le ha trovate. Poi si è recato nella stanza più lontana, ha guardato per terra e si è reso conto che le chiavi erano appese al lampadario. Come ha fatto Tom a vederle? Il pavimento è riflettente. Un anziano professore di filosofia era nella sua aula. I suoi studenti erano tutti ai loro posti, intenti ad ascoltarlo. «Ecco un compito per voi. Dimostrate che tutto ciò che accade intorno a me è reale e io non sto dormendo. Chi mi darà la risposta più convincente otterrà il punteggio più alto». Gli studenti si sono messi subito a scrivere, ma nessuno è riuscito a prendere un voto alto, tranne una ragazza. Ha scritto qualcosa composto da più parole. Cosa ha scritto? Non puoi leggerlo se stai dormendo. A proposito, potrebbe tornarti utile mentre dormi. È quasi impossibile leggere qualcosa mentre sogni. Pertanto, per scoprire se stai dormendo o no, guarda il tuo telefono e prova a leggere qualcosa. In città c'è una vecchia casa stregata. La gente del posto ha paura, ma un giorno tre ragazze e due ragazzi decidono di darle un'occhiata e filmare ciò che vedono. Quando si avvicinano all'edificio, uno dei ragazzi, Rob, si rifiuta di entrare. Dice ai ragazzi che vuole rimanere fuori ad aspettare. Il resto del gruppo entra. Rob è alquanto nervoso. Dopo averli aspettati per alcuni minuti, decide di chiamare aiuto, ma a questo punto tutte e quattro le ragazze e il ragazzo escono. Rob si rende conto che la casa è infestata e fugge via. Come ha fatto a capirlo? In casa sono entrati tre ragazze e un ragazzo, ma cinque persone sono uscite. Una delle ragazze è un fantasma. Rob l'ha capito ed è scappato via. Michael stava camminando sul marciapiede con le mani dietro la schiena. Poi un'auto è apparsa da dietro l'angolo. In quel preciso istante, Michael stava camminando vicino a una grande pozzanghera. L'autista ha accelerato e stava per inzupparlo, ma all'ultimo secondo ha rallentato e ha evitato la pozzanghera. Perché non ha inzuppato Michael? Michael aveva un mattone dietro la sua schiena. L'autista temeva che Michael glielo avrebbe lanciato, quindi ha evitato la pozzanghera. Alexandra si trova dentro un vecchio castello. Sulle pareti vede molti ritratti di re e regine. Il corridoio è illuminato da candele. Alexandra scende al primo piano, dove diverse persone stanno ballando. La ragazza si sente come se avesse viaggiato indietro nel tempo. Ma aspetta, tutto questo è finto. Come ha fatto la ragazza a capirlo? Nell'angolo della sala c'è una telecamera nascosta. Inoltre, questa ragazza ha uno smartwatch al polso. Lo vedi? È mattina. Bob sta uscendo di casa per andare in spiaggia. Il sole sta facendo capolino all'orizzonte. Il mare è calmo e non c'è vento. Bob si siede sulla sabbia, chiude gli occhi e inizia a meditare. Diverse persone gli si avvicinano e si siedono accanto a lui per meditare. Bob apre gli occhi, li vede e si rende conto che qualcosa non va. Ma cosa? Guarda Bob, e ora guarda le persone. Non sono appoggiate sulla sabbia. I loro corpi sono a circa un centimetro da terra.
E ora controlliamo il tuo punteggio. 0, 3 punti. Non arrabbiarti, non devi essere troppo duro con te stesso. A volte devi solo fidarti del tuo intuito. 4, 7 punti. Devi fare più pratica e fare altri indovinelli. Devi usare la logica e la prossima volta otterrai risultati migliori. 8, 11 punti. Non male, ma eri un pochino distratto. 12, 15 punti. Nessuno può ingannarti. Sei molto astuto, ma puoi fare di meglio. 16 punti. Sei il re degli enigmi. Sei super attento ai dettagli. Inoltre, la tua intuizione è infallibile. Il re di un grande regno ha organizzato una festa e ha invitato tutti i suoi amici. Gli ospiti si sono radunati nella grande sala, ma poco prima della celebrazione, uno dei suoi servi ha informato il re che tutte le bevande erano state avvelenate. Il re è rimasto impassibile e ha chiesto a tutti gli ospiti di brindare al nuovo millennio. Tutti gli invitati si sono alzati e hanno preso in mano i loro bicchieri. A questo punto il re ha capito chi volesse avvelenare lui e tutti gli altri ospiti. Chi? Il tizio laggiù tiene in mano un bicchiere vuoto. Sa che le bevande sono avvelenate, quindi non ha versato nulla nel suo bicchiere. In una fredda notte d'inverno si verifica un furto a casa di un famoso cantante. Il ladro non riesce ad andare molto lontano perché ci sono diverse auto della polizia in giro. Il ladro nasconde la borsa con la refurtiva nella neve e scompare tra la folla. Il detective Anderson riesce a identificare i due sospettati. Guardali e prova ad indovinare chi ha derubato il cantante. Se scavi nella neve a mani nude, le mani diventeranno tutte rosse. Questo tizio ha le mani rosse, ma potrebbe essere stata anche la donna, del resto indossa i guanti. Ma non sarebbe stata in grado di correre con dei tacchi così alti. Un professore universitario entra nell'aula magna, dove il suo collega, un professore anziano, sta tenendo una lezione di fisica quantistica. Sta disegnando delle formule alla lavagna e i suoi studenti stanno usando i loro laptop per prendere appunti. Il professore sa che uno degli studenti sta dormendo. Comincia a girare per l'aula e si ferma dietro ad ognuno di loro. Chi sta dormendo? Quasi tutti gli studenti stanno scrivendo le formule sui loro laptop, tranne lui. Lo schermo è spento. E questo perché si è addormentato. Il detective Anderson sta inseguendo un rapinatore vestito in smoking. Improvvisamente il criminale corre all'interno di un'enorme sala. Qui tutti quanti sono vestiti formalmente. Aiuta il detective Anderson a trovare il sospettato tra tutti loro. È questo tizio qui. Sta sudando perché ha appena corso. Il capo di Leo lo ha sgridato perché non ha completato il lavoro settimanale. Ora Leo deve trascorrere l'intero fine settimana in ufficio a finire il lavoro. Il capo ha preso la tessera magnetica di Leo in modo che non possa lasciare l'edificio. Trascorrono diverse ore e Leo ha fame. Non c'è acqua o cibo nel suo ufficio, ma c'è un frigorifero e un congelatore nella stanza accanto. Ma la porta ha una serratura magnetica. Lunedì mattina Leo consegna al suo capo il suo lavoro. In qualche modo è riuscito a procurarsi del cibo e dell'acqua. Come ha fatto? Leo ha aperto il frigorifero e si è preso da mangiare. Nessuno ha detto che la porta con la serratura magnetica era chiusa. Mike si sveglia sul sedile posteriore di un'auto da corsa. Il motore è acceso e il vento gli soffia in faccia. Non c'è nessuno al volante e davanti c'è un dirupo. Le mani di Mike sono legate. Salta fuori dall'auto senza alcuna esitazione e atterra sull'asfalto. Non si è fatto niente, nemmeno un graffio. Com'è possibile? L'auto non si stava muovendo, solo il motore era acceso. Victoria si avvicina a casa sua, la luce si accende automaticamente e illumina il vialetto verso l'ingresso. Victoria inserisce la chiave ed entra. Un
paio d'ore dopo sente suonare al campanello. Guarda attraverso lo spioncino e vede la sagoma di un uomo che indossa un cappello. Victoria ha paura di aprire, ma non perché sia uno sconosciuto, ma perché non è un umano. Perché la pensa così? Il sensore di luce non si è acceso, quindi non c'è nessun essere vivente là fuori. C'è un enorme hangar per aerei ai margini del deserto. E il pilota Tyler entra all'interno e nota un gatto che sta dormendo su una delle travi vicino al soffitto. Tyler decide di salvarlo. Non ci sono scale e nient'altro che può essere utilizzato per salire. L'unica cosa che Tyler vede è una grande pozza d'acqua sul pavimento. Come ha fatto il gatto ad arrivare lassù? C'era una piramide di cubetti di ghiaccio, il gatto ci è salito sopra ed è arrivato in cima. Poi il ghiaccio si è sciolto, lasciando una pozza. Margaret, Rachel e Diana stanno camminando per strada e stanno parlando dei loro piani per il fine settimana. Le ragazze sembrano ricche, ma solo una ha molti soldi. Quale? È Margaret. Dalla sua borsa spunta la chiave di una Ferrari. Mentre esce di casa, Sandy tira fuori gli occhiali da sole dalla borsa e li rompe accidentalmente. Ora deve comprarne di nuovi. Sandy chiama un taxi e arriva davanti alla via dello shopping. I migliori occhiali della città, c'è scritto sull'insegna del primo negozio. Sulla seconda insegna c'è scritto i migliori occhiali del mondo. L'insegna della terza boutique è la più interessante. E Sandy entra nel terzo negozio. Cosa c'è scritto sulla terza insegna? I migliori occhiali su questa via. Johnny sta facendo dei conti. 50 euro per l'elettricità, 39 euro per l'acqua, 70 euro per una borsa, 448 euro per un nuovo telefono, 52 euro per la cena al ristorante, 589 euro per un computer, 637 euro per una stanza in un hotel costoso. Ha ricevuto un bonus di 978 euro al lavoro, ma deve comprare un nuovo frigorifero per la mamma e costa 798 euro. John deve uscire, ma vuole sapere di quanti soldi avrà bisogno. Come può calcolarlo velocemente? Dovrebbe usare l'app calcolatrice che ha sul suo telefono. Molto spesso la risposta giusta è quella più semplice. Il detective Anderson sta indagando su un caso di cuccioli di razza scomparsi. Ha una lista di 3 sospettati e si reca da ciascuno di loro. Il primo sospettato è una ragazzina. Dichiara di aver trascorso il giorno precedente con i suoi amici e dice che è allergica ai cani. Il secondo sospettato è un uomo anziano. Dice che negli ultimi giorni non è mai uscito di casa. Il terzo è un famoso videoblogger. Dice che è stato tutto il giorno a girare un video per YouTube. Chi sta mentendo? La ragazzina dice di essere allergica ai cani, ma nella sua cucina c'è una ciotola piena di cibo per cani. Peter lavora come manager in una grande compagnia di assicurazioni. Oggi il suo capo gli ha detto di licenziare 3 dipendenti. Peter non vuole mandare via nessuno, così decide di fargli fare un test. Chiama le 3 persone che devono essere licenziate e gli dice di scrivere perché dovrebbero rimanere nell'azienda. Il primo dipendente scrive di aver aiutato l'azienda a guadagnare 100.000 euro. Il secondo tizio dichiara di aver trovato 10 nuovi clienti, aumentando così il profitto dell'azienda di 200.000 euro. Grazie ad alcuni schemi illegali, il terzo dipendente ha fatto guadagnare all'azienda 300.000 euro nell'ultimo trimestre. Chi dovrebbe licenziare Peter e chi dovrebbe tenere? Ha avuto l'ordine di licenziare 3 persone, ricordi? Il test è stato del tutto inutile. Finalmente, il treno lascia la stazione. Il capotreno inizia a controllare i biglietti. 2 passeggeri, Mickey e Anya, gli consegnano 2 biglietti per lo stesso identico posto. Ci deve essere qualcosa di sbagliato perché a ogni biglietto viene assegnato un posto ben preciso. Il primo biglietto è di Mickey Jones. Il posto è 7B.
Sul secondo biglietto c'è scritto Anya Roy. Il posto è 7B. Chi dovrebbe sedersi in quel posto? Biglietto aereo. C'è scritto sul biglietto di Mickey Jones. E questo è un treno. Il posto appartiene ad Anya. Joe va in palestra tutti i giorni, solleva pesi e lavora con i bilancieri più difficili. Finora ha ottenuto grandi risultati. Un giorno un ragazzo magro si presenta in palestra. Non ha mai fatto sport. Prende in mano i manubri più pesanti e li solleva facilmente. Joe non riesce a credere ai suoi occhi. Ha lavorato per anni prima di riuscire a sollevare pesi così pesanti. Come ha fatto il novellino? Sembra impossibile. Il nuovo ragazzo è in realtà un robot. C'è un filo che lo collega a una presa, lo vedi? E in fondo al corridoio c'è un uomo che ha in mano un dispositivo che controlla il robot. Sta nevicando. Richard sta cercando di camminare veloce per non congelarsi. Sta portando 3 pecore attraverso una fitta foresta. Alla fine arrivano a un fiume. C'è una zattera vicino alla riva, ma può trasportare una sola pecora e una sola persona alla volta. Un lupo è seduto dall'altra parte del fiume. Se Richard porta dall'altra parte una pecora alla volta, il lupo le mangerà. L'uomo deve sempre stare insieme alle sue pecore. Ma come può riuscirci? È inverno, il fiume è ghiacciato. Controlliamo il punteggio. 0-3 punti. Hai bisogno di fare più pratica, ma sono sicuro che, essendo più motivato adesso, farai più attenzione. 4-7 punti. Non è il massimo, ma non sei nemmeno andato male. Sai cosa devi fare. 8-11 punti. Niente male. Adesso devi solo affinare le tue abilità. 12-15 punti. Congratulazioni. Hai ottenuto il punteggio più alto. Puoi considerarti un campione. Il rettore dell'università entra nell'auditorium dove si tiene una lezione di ingegneria genetica. Un giovane insegnante sta disegnando grafici e diagrammi sulla lavagna e gli studenti li stanno ricopiando al PC. Il rettore sa che alcuni non stanno ascoltando. Cammina tra gli studenti e passa dietro ad ognuno di loro. Chi è, secondo te, che non è concentrato sullo studio? Tutti gli studenti stanno scrivendo formule al PC, ma quella ragazza laggiù sta risolvendo un cruciverba. Il detective Richardson sta inseguendo un rapinatore vestito da clown. Il ladro si imbatte in un grande carnevale in cui ci sono un sacco di pagliacci. Aiuta il detective a trovare il rapinatore infiltrato. Cattura quel ragazzo lì. Ha il trucco che gli cola perché sta sudando dopo aver corso. E poi è l'unico clown che si è tolto il naso perché se no non respirava. Angelica esce dall'ascensore e va nella sua stanza. Mette una tessera magnetica sulla serratura per aprire la porta. Poi accende bollitore e TV. In quel momento squilla il telefono e Angelica risponde. Ciao, sono il vicino dell'appartamento di fronte. Vedo una persona che cerca di entrarti in casa proprio ora, dice la voce all'altro capo della linea. Sta cercando di scassinare la serratura con un grimaldello. Mi scusi, ha sbagliato numero, gli dice Angelica e riattacca. Perché? Perché la sua porta ha l'apertura magnetica. Howard è rimasto bloccato su un'isola deserta dopo un atterraggio di emergenza sul suo biplano. Non ha carburante e nessun mezzo di comunicazione. Ha passato le ultime settimane a costruirsi una zattera di bambù con tanto di vele fatte col paracadute. E ora salpa dalla riva. In quel momento inizia una tempesta. Onde e forti venti portano la piccola zattera più lontana dalla terra, proprio nel bel mezzo della tempesta. E poi Howard vede una nave. Grida aiuto, ma una grande onda capovolge la nave. Non c'è possibilità di salvarsi. Dopodiché la zattera affonda e Howard perde conoscenza. Si sveglia di nuovo sull'isola, circondato dal relitto della nave. Howard si guarda intorno e inizia a urlare di felicità. È salvo! Com'è possibile?
Ci sono taniche di carburante tra i rottami. Howard può riempire il serbatoio del biplano e volare via da quel posto. Nascosto tra gli alberi ai margini di una foresta, c'è un hangar segreto per elicotteri. Uno scoiattolo si è bloccato sul soffitto, tra le travi. Johnny, il taglialegna, entra e vede il povero animale. Lo vuole salvare, ma non sa come arrivarci. Non ci sono scale e niente che si possa usare per salire così in alto. Aiutalo a salvare lo scoiattolo. C'è uno sfiato sul soffitto. Johnny può arrivare allo scoiattolo dal tetto. Ma come? L'hangar si trova tra gli alberi, quindi può arrampicarsi su un albero e saltare sul tetto. In un cinema di quartiere è stata proiettata la prima di un fantastico film sulla cultura dei graffiti. Ad alcuni spettatori è piaciuto così tanto che hanno dipinto il muro dell'edificio. La polizia ha catturato 3 sospetti, ma chi è il colpevole? Guarda la ragazza con i capelli blu, ha della vernice sulle dita. Leo, Brad e Chris camminano in un parco e si raccontano come hanno trascorso il fine settimana. Sembrano tutti ragazzi ricchi e di successo, ma in realtà solo uno di loro è ricco. Guardali attentamente e prova a indovinare chi. È Brad. Vedi lo striscione pubblicitario di un nuovo film d'azione affisso al grattacielo in lontananza? C'è la faccia di Brad sopra. Linda esce dalla biblioteca. Non si accorge del cordolo, ci inciampa e le si rompe il tacco della scarpa. Chiama un taxi e va in centro, in una via con molte boutique alla moda. Linda non sa in quale negozio andare. Le migliori scarpe della città, dice il cartello sul primo edificio. Sul secondo negozio c'è scritto le migliori scarpe del paese. Le migliori scarpe del continente, recita l'insegna in un'altra boutique. E ancora le migliori scarpe del pianeta. Linda va avanti. Le migliori scarpe del sistema solare. Le migliori scarpe della galassia. Le migliori scarpe dell'universo. Poi vede un piccolo negozio in fondo alla strada. Linda sceglie quello senza esitazione. Cosa c'era scritto? Le migliori scarpe della via. Roy è in classe e ascolta 2 insegnanti che dicono formule matematiche essenziali per preparare gli studenti agli esami imminenti. Roy scrive quello che dicono, ma non riesce a tenere il passo. Gli fa sempre più male la mano, gli sono quasi finite le pagine sul taccuino, gli insegnanti parlano sempre più veloci, danno un sacco di informazioni nuove. Ah! Come fa Roy a ricordarsi tutto? Dagli una mano. Deve usare il registratore vocale del telefono. Siamo in aeroporto. Un aereo decolla e, mentre attraversa la cabina, un assistente di volo si accorge che 2 passeggeri stanno litigando. Così chiede cosa sia successo. Jay dice che Courtney gli ha rubato il posto. Courtney afferma che quello è il suo posto. Fanno entrambi vedere i biglietti all'assistente di volo, che dice loro che il programma non può vendere 2 posti identici. Prende le loro carte d'imbarco e capisce subito qual è l'errore. Guarda i biglietti e di chi si sbaglia. Posto 14F è scritto su entrambi i biglietti, ma l'orario di decollo di Jay è alle 2.57 antimeridiane, quello di Courtney alle 2.57 post-meridiane, ovvero alle 14.57. Ma quando l'aereo è decollato c'era il sole, che ancora splende dal finestrino. Quindi è Jay che ha preso il volo sbagliato. Alexis si allena tutti i giorni allo stadio per prepararsi a un campionato di atletica leggera che inizia oggi. Ok, mentre si scalda, vede un ragazzo magro tra i partecipanti, le gambe magrissime che sembrano debolissime. Ce la farà? Si chiede Alexis. Tutti i partecipanti si mettono in posizione di partenza. 3, 2, 1, via! Alexis corre più veloce che può, è in testa e... Quel ragazzo corre molto più veloce di lei e non sembra nemmeno stanco. Vince lui. Ma come ha fatto? Alexis si rende conto che non è un vero atleta. Non è nemmeno un essere umano. Ma come ha fatto a scoprirlo?
Quel ragazzo non suda, non sbatte le palpebre e ha due mani sinistre. Sta piovendo, Mike cerca di camminare veloce per non congelarsi. Le sue tre capre lo stanno seguendo. Arriva al fiume e vede una zattera sulla riva, ma può contenere solo una capra alla volta. Dall'altra parte del fiume c'è una tigre. Mike non può salire a bordo con una capra e poi lasciarla con la tigre. Come deve fare per attraversare il fiume? Non c'è bisogno di attraversare il fiume in barca. Guarda, più avanti c'è un ponte. C'è una casa proprio nel mezzo del deserto più caldo. Intorno non c'è né acqua, né alberi, né villaggi. Nella casa vivono quattro persone, il proprietario e i suoi amici, un archeologo, un operaio petrolifero e un geometra. Il proprietario arriva in giardino e vede una brocca vuota. «Chi ha bevuto tutta l'acqua? Non abbiamo più provviste!» urla forte. Anche tutti gli altri rimangono basiti. «Il colpevole dovrebbe andare nel deserto a prendere un po' d'acqua!» dice. «Stavo facendo una buca davanti alla casa, non ho toccato la brocca!» risponde l'archeologo. «Io estraevo il carburante sotto la casa, non sono stato io», dice l'operaio petrolifero. «Io vagavo nel deserto in cerca di un fiume o di un lago sotterraneo, ma non ho trovato nulla. Non ha senso andare lì. Sai, penso sia stato tu a berla», risponde il geometra. «Che ne pensi? Chi è il colpevole?» «Nessuno». La brocca stava fuori e l'acqua si è asciugata col sole cocente e la sabbia calda. Il dottor Phil lavora in un laboratorio che studia i microorganismi. È seduto nel suo ufficio a leggere un nuovo articolo scientifico. In quel momento qualcuno bussa alla porta. È un giovane assistente di laboratorio che sembra spaventato e dice di aver incontrato un mostro. «Ha tante bocche, lunghi tentacoli e un artiglio!» dice il ragazzo. La chiusa a chiave in laboratorio. Il dottor Phil va quindi in laboratorio per vederlo con i suoi occhi. Gira la chiave nella serratura. La porta si apre lentamente con un crepitio. Il dottore entra e... Niente. Silenzio di tomba. Non c'è nessun mostro. O sì? Dove credi che si trovi? Il mostro è microscopico e si trova dentro alla provetta. Siamo in un laboratorio in cui si studiano microorganismi, ricordi? Il dirigente di una grande società finanziaria sta per andare in pensione. Ma chi sarà il suo erede? Chi sarà in grado di gestire una società così grande? Convoca quindi una riunione di emergenza. Tutti i dipendenti si riuniscono nella sala conferenze. Il capo dà $100 a ciascuno di loro. «Questo è tutto ciò che avevo quando sono arrivato in questa città per la prima volta, ma ho usato saggiamente questi soldi e sono diventato ricco», dice. «Chi riesce ad usare al meglio questa banconota otterrà il comando dell'azienda. Avete 2 settimane!» Dopo 2 settimane, tutti i dipendenti arrivano alla sala conferenze. Qualcuno ha investito i soldi in startup, qualcun altro in azioni di altre società. Un ragazzo, invece, ha appena speso i $100 in un ristorante. Alcune persone intelligenti hanno guadagnato migliaia di dollari. C'erano molti candidati meritevoli, ma nessuno di loro è diventato il capo dell'azienda. Come mai? Non c'entrano i soldi. Il capo è morto. Eccoci qua, Peter e Zach oggi realizzeranno un loro sogno. Hanno comprato un camper e stanno per partire alla volta dei luoghi più misteriosi del paese e documenteranno tutto in un videoblog. Prima però devono fare i bagagli e tra queste 3 casse possono portarne solo una. Quale cassa è quella giusta? La prima. Osserva il riflesso nello specchio. Vedi? La seconda cassa è vuota. La terza invece ha qualcosa che non va. Quegli insetti non sono certo un buon segno. Forse il cibo è andato male. Meglio lasciarla lì dov'è. Sara, la zia di Peter, ha dato ai ragazzi 3 trapunte per il viaggio. Le ha cucite a mano, dice, ma in realtà mente. Lei ne ha realizzata solo una, le altre 2 le ha comprate online. Non lo vuole ammettere perché si è sempre vantata molto delle sue doti di cucito. Secondo te, quale di queste trapunte è quella fatta a mano?
La terza, nota come il tessuto è identico alla gonna, probabilmente ha cucito entrambe da sola con lo stesso materiale. Finalmente i due amici sono pronti a partire. La loro prima tappa è una biblioteca abbandonata, in cima a una collina. Si dice che il posto sia infestato di fantasmi. Ma i nostri due vlogger non hanno certo paura e non vedono l'ora di esplorare l'edificio. Si aggirano per la biblioteca, armati di videocamera e Polaroid. Nessun fantasma però, ma quando ritornano nel loro camper e osservano le fotografie che hanno scattato, restano terrorizzati e scappano via da quel posto, senza nemmeno voltarsi indietro. Cosa li ha spaventati così tanto? In questa foto ci sono entrambi, ma allora chi l'ha scattata? Per riprendersi dallo spavento, i ragazzi si fermano in una caffetteria, ma appena entrati nel locale, Peter inizia subito a girare un video. Perché? C'è un fantasma. I ragazzi ordinano dei sandwich, ma la barista, Fiona, deve prima sbrigare le ordinazioni online, quindi chiede ai ragazzi di aspettare un po'. Fiona ha tagliato da un pezzo di pane 4 fette, impiegandoci 12 secondi. Quanto tempo le occorrerebbe per tagliare 5 fette? Per ottenere 4 fette deve tagliare il pane 3 volte. Se impiega 12 secondi per fare 3 tagli, significa che un taglio richiede 4 secondi. Quindi, se Fiona vuole ottenere 5 fette, deve eseguire 4 tagli. 4 secondi per ogni taglio fa un totale di 16 secondi. Mi gira la testa. Zach vuole incontrare una veggente, ottimo materiale per il suo vlog. Il giovane scende le scale, ma appena entra nel locale, tutte le porte e le finestre svaniscono nel nulla. La strega gli offre allora una possibilità. Due carte identiche, ma su una c'è scritto puoi andare, sull'altra c'è scritto sposami. Zach può sceglierne solo una. Se sceglie la prima potrà tornare libero, ma se sceglie la carta sposami, allora dovrà restare per sempre lì con la strega. Lei non vuole certo lasciarselo sfuggire, quindi ha truccato le carte e ha scritto sposami su entrambe. Zach però ha capito tutto e riesce ad andare via da lì sano e salvo. Come ci è riuscito? Ha scelto una carta e l'ha gettata nel fuoco, dicendo che era stato un incidente. La strega allora ha scoperto la sua carta con scritto sposami. Stando alle regole, solo una carta aveva quella scritta. La strega, quindi, ha dovuto ammettere che la carta scelta e bruciata da Zach era quella con scritto puoi andare. Peter e Zach proseguono nel loro viaggio e quella sera, vicino alla fermata di un autobus, vedono 3 autostoppisti, ma possono far salire a bordo solo una persona. Quale? Questa ragazza in realtà è un lupo mannaro. Vedi i suoi piedi? Si sta già trasformando, c'è la luna piena. Questa simpatica nonnina invece è in realtà una pericolosa fuggitiva, con tanto di cartello segnaletico appeso alla fermata. È proprio lei! Il ragazzo invece sembra innocuo. Certo, ha i vestiti macchiati di una sostanza rossa, ma si tratta solo di colore. Il giovane è un artista, lo si nota subito dalle tele nel suo zaino. Il giovane artista, George, racconta ai ragazzi di un altro posto misterioso, una vera casa stregata. George ci è passato vicino una settimana prima e ha sentito delle urla provenire da dentro la casa. È entrato a controllare, ma poi è corso via urlando. Che cosa lo ha spaventato? Il ritratto di questo clown è vivo! Zach e Peter decidono di esplorare la casa stregata, ma quando entrano non vedono nessun quadro. Sentono però delle urla provenienti dal seminterrato. Quando scendono a dare un'occhiata, trovano solo un altoparlante che emette urla registrate. Nell'armadio trovano un costume da clown. Zach e Peter intervistano 3 persone che abitano vicino alla casa e gli pongono una sola domanda. Cosa stavate facendo una settimana fa? Daniel dice, ho passato 2 settimane in vacanza in Spagna, sono tornato ieri. Jessica dice, ho la pelle molto delicata, non potrei mai indossare un costume da clown. Harry invece dice che è rimasto chiuso in casa a studiare tutto il giorno. Chi ha mentito?
Jessica, Zack e Peter non hanno fatto alcun accenno al clown, ma lei ha messo subito le mani avanti. I ragazzi si recano poi in un ospedale per intervistare un famoso luminare, il dottor Thompson. Lui però è impegnato con 4 pazienti. Kyle, che dice: sono germofobico, mi lavo le mani ossessivamente tutto il giorno. Kelly racconta: ho paura delle altezze, non salgo nemmeno in bicicletta. Fred: ho una fobia verso l'acqua, non posso nemmeno aprire un rubinetto. E infine Jenny dice di essere claustrofobica. Ha paura specialmente degli ascensori. Il dottor Thompson sa che solo una di queste persone dice la verità. Chi? Fred non può avere paura dell'acqua, ha un acquario in casa. Jenny vive in una roulotte, impossibile sia claustrofobica. Kyle ha un appartamento così sporco e in disordine che di sicuro non ha paura dei germi. Kelly, dunque, è l'unica che davvero soffre di fobia per le altezze, tanto da dormire sul pavimento. Prossima tappa, una misteriosa grotta. Zack e Peter sanno che in quei boschi ci sono delle antiche rovine e che molte persone sono sparite senza lasciar traccia. I ragazzi sentono delle grida provenire dalla grotta, ma all'interno si perdono. Poi scoprono 3 gallerie. La prima sembra in fiamme, nella seconda si nasconde un vampiro affamato, nella terza galleria ci sono delle mele avvelenate. Quale via dovranno scegliere? La terza galleria. Nessuno costringerà i ragazzi a mangiare le mele. Dopo la disavventura nella grotta, Zack e Peter si recano a far spesa in un supermercato. Forse le mele gli hanno messo appetito. Riesce a scovare un fantasma qui dentro? Eccolo qua! Peter e Zack hanno sentito dire che in una città abbandonata ci sono degli zombie, quindi decidono di dare un'occhiata di persona. La città sembra del tutto vuota, con grande delusione dei ragazzi. Ma all'improvviso, ecco che una orda di zombie affamati spunta fuori dal nulla e comincia a inseguirli. I due si rifugiano in un ospedale e serrano la porta. Gli zombie cominciano a sfondarla. Per fortuna arriva un elicottero a salvarli. L'elicottero sta per atterrare sul tetto e Zack e Peter devono arrivare lassù più in fretta possibile. Aiutali a scegliere la via più breve. Questa. Dopo aver salvato i ragazzi, la squadra di salvataggio invita Zack e Peter a provare un salto col paracadute. I due amici accettano ed eccoli qui, in aereo, pronti a saltare. Ma sai dirmi quale di queste persone corre un serio pericolo? Lui! Sembra proprio che indossi un normale zaino e non un paracadute. I ragazzi si fermano allora sulle sponde di un lago, naturalmente misterioso. D'un tratto una sirena salta fuori dall'acqua e trascina via il povero Zack. Peter si tuffa immediatamente in soccorso del suo amico. Finalmente lo trova legato con delle alghe a una roccia, nel bel mezzo del lago. 3 sirene si sono riunite intorno a Zack, impegnate a cantare. Ma quando vedono Peter gli dicono: se vuoi che liberiamo il tuo amico, devi dirci quale di noi non è una vera sirena. Riesci ad aiutarlo? Questa ha la coda finta. Qualche tempo dopo, la zia di Peter, Sara, contatta i ragazzi, molto agitata. Ha scoperto di aver lasciato nel loro camper un prezioso anello di diamante. Peter lo trova e rassicura la zia. Tranquilla, ora te lo spediamo a casa. Ma c'è un problema, deve spedirlo in una cassetta di sicurezza o qualcuno lo ruberà. Sia Peter che la zia hanno una cassetta, ma nessuno dei due ha le chiavi giuste a portata di mano. Eppure riescono a organizzare la consegna e a restituire l'anello a Sara. Come hanno fatto? Peter ha spedito alla zia l'anello in una cassetta di sicurezza. Sara l'ha ricevuta e rispedita indietro, senza chiudere la sua cassetta. Peter allora ha rimosso la cassetta da lui spedita e ha rimandato a Sara l'anello. Al sicuro nella seconda cassetta, di cui lei ha la chiave. Però si sono complicati la vita, eh?